La gente non ama ricredersi. Quando dovrà farlo, lo farà in segreto. La certezza dell'inganno si muterà in cinismo, guadagno per la causa della conservazione. Gli indifferenti sono i suoi più certi alleati. Da stamane si combatte alle frontiere dello Stato di Israele, soprattutto sul fronte egiziano, fra il deserto del Negev e la penisola del Sinai. Le nostre paure si sono avverate, le paure di tutti si sono avverate. La guerra ha ancora una volta investito una parte del mondo, così cara a tutti i popoli e già così martoriata dai conflitti degli ultimi 20 anni, ha investito dei popoli che già hanno tanto sofferto. Da 2 settimane, dal momento cioè del ritiro delle truppe dell'ONU e del blocco del Golfo di Aqaba, gli eserciti delle due parti si fronteggiavano sul piede di guerra. Da varie parti ci si era sforzati di cercare una pacifica soluzione al contrasto arabo-israeliano, mentre le due parti venivano invitate a non compiere atti irreparabili. Gli sforzi di mediazione, protrattisi attraverso lunghe e ahimè inconcludenti sedute del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, purtroppo non sono riusciti a evitare lo scontro. A poche ore dall'inizio delle ostilità, il Consiglio di Sicurezza tuttavia è tornato a riunirsi a New York, mentre da ogni parte, da parte di Utant, come del Papa, del Presidente Johnson, sono partiti appelli per la cessazione del fuoco, ma si continua a combattere. Le notizie sull'origine del conflitto sono contraddittorie. Gli israeliani accusano l'Egitto e gli egiziani Israele di avere scatenato il primo attacco. Il mio cognome non deve contare, sono l'informazione. Dei il servizio sono al pubblico, rappresento e in parte la democrazia, il fair play, la civiltà, il bene. Durante tutta la mattinata si era combattuto principalmente alla frontiera fra Israele e l'Egitto. Secondo le prime notizie israeliane della radio e della stampa, le forze israeliane stavano avanzando nel corso di aspri combattimenti. La guerra di Israele scatenava nei nuovi, nei recenti piccoli borghesi italiani la volontà di essere dalla parte buona, gustata per breve ora ai tempi di Kennedy e Giovanni XXIII, di liberarsi dalla colpa fascista, l'unica che in parte e solo nella forma di nazismo tedesco quel ceto è disposto a riconoscere, di scaricare sull'arabo l'odio accumulato contro la generazione dei padri, la miseria, la madre contadina, l'esuberanza, gli stracci, la boria militare e l'analfabetismo. 30 anni prima, un mese di luglio mi pare, davanti al medesimo mare, in una pensione per famiglie, il Corriere della Sera di mio padre, qualcosa era cominciato dove tramontava il sole, in Spagna. Quand'è che hanno ammazzato quei negri in America? L'estate scorsa o quella innanzi? La memoria serve a livellare tutto. Sull'asfalto delle strade il sangue fresco torna ad agrumarsi dove già schizzò negli anni passati. Nulla deve mutare. Non esiste nessuna prospettiva, non c'è nessuna scala di precedenze. Tu devi ora partecipare di questa passione fittizia come hai già fatto con altre passioni apparenti. Non devi avere il tempo di sostare. Devi prepararti a dimenticare tutto e presto. Devi disporti a non essere e a non volere nulla. Che dire della stampa borghese radicale di Benedetti sull'Espresso? E le iniziative di solidarietà, i donatori di sangue amaramente sorpresi dall'ipotesi che il loro sangue vada a scorrere in vene di arabi dissanguati, i volontari, tutta quest'area da alluvione, da terremoto, da India da sfamare, con l'imbroglio sotto, la catena della solidarietà, il puzzo d'Italia, l'aria ammorbata dagli effatti del consenso. Smettiamola di parlare di imperialismo, insorge un intellettuale che forse teme l'accusa di mutevolezza politica, mentre non sa di essere stato sempre un difensore coerente degli interessi della propria classe. E aggiunge, ciascuno ha il suo, gli americani hanno il Vietnam, gli arabi hanno Israele. Devo aver risposto, certo, certo.
Io quel Nasser lo strozzerei con le mie mani, mi dice, con le pupille accese una insegnante, madre di due figli, e fa il gesto. Due auto posteggiate davanti a casa mia portano appiccicato un foglio a stampa, altra fulminea espressione di genialità pubblicitaria. Io aiuto Israele. Non oserò scrivere sulla mia. Io aiuto i Viet Cong. Mi sono care la carrozzeria e le gomme. Una dopo l'altra, di giorno in giorno, le notizie di A o di B o di C, ebrei e non ebrei che si uniscono al coro. Sì, capisco, hai ragione, ma è più forte di me. Quando gli ebrei sono minacciati... Ma è l'altra mia patria, ma l'antisemitismo c'è. Incontro M. È israeliano, cresciuto in un kibbutz. Lavora a Milano. Valuta la situazione, spiega, ragiona, non una sola parola di quel razzismo anti-arabo che sporca i nostri giornali. Parenti ebrei fanno sapere di meravigliarsi del mio silenzio pubblico e lo deplorano. Una mia nipote si trova, sembra vicino al confine siriano, dove si è sparato, tornerà sana e salva. Telefono per notizie. Le prime parole non sono però per comunicarmi una comprensibile agitazione, ma per chiedermi se è vero quanto si dice in giro, che mi sarei pronunciato contro Israele. Rispondo di non essermi pronunciato in alcun modo e intendo che la risposta è poco gradita. 10 giorni più tardi vengo a sapere di un manifesto firmato da uno di quegli enti apparentemente misteriosi che fioriscono nei periodi elettorali o emotivi, affisso a Roma e Firenze e riportato da vari giornali. Vi si celebra la difesa dei valori della civiltà compiuta dagli israeliani e poi si elenca una 30 di nomi, fra i quali il mio. Gente, aggiunge il manifesto, che si sarebbe rifiutata di firmare quella presa di posizione perché anime vendute al PCI. Se non è vero che aderisco alle tesi anti-israeliane del PCI, devo allora dichiarare la mia solidarietà con Israele. Conosco il metodo. Mi si vuole schedare? Queste pagine sono la mia scheda. I consigli comunali delle Apuane, dove 23 anni prima Reder e i suoi ammazzarono centinaia di persone, si pronunciano contro la richiesta di grazia dopo il comune di Marzabotto.
c'è stato un modo molto reale di dimenticare quegli uccisi, il modo tenuto dalle classi dirigenti italiane nei primi 10 anni del dopoguerra. Oggi si preferisce parlare delle stragi naziste per non guardare la verità di Indonesia, Vietnam, America Latina, Congo. Al fondo c'è una sola, dura, feroce notizia. Voi non siete dove accade quel che decide del vostro destino. Voi non avete destino. Voi non avete e non siete. In cambio della realtà vi è stata data un'apparenza perfetta, una vita ben imitata. Così ben distratti dalla vostra morte da godere una sorta di immortalità. La recitazione della vita non avrà mai fine, felici. Dei motivi che fra i 17 e i 20 anni venivano facendo di me un antifascista. La condizione di figlio di un ebreo era stata pochissimo determinante. Allora non avrei saputo dire in quale misura una sorte abbastanza tipica di piccola gente di Livorno, venuta credo via Montpellier dalla Spagna, in traffici e matrimoni con altri sefarditi mediterranei, la nonna era di Tunisi,
avesse condotto nei primi anni del secolo. Mio padre, a scegliere una varietà di ideologia borghese democratico-repubblicana, vicina alla massoneria, suppongo, di più evidente moralismo e ascendenze giacobine, nelle forme di Hugo e Carducci. Oggi ancora non so se la causa dell'attuale evoluzione borghese italiana sia stata più servita da gente come mio padre con i suoi principi dell'89, l'eloquenza usò e il popolo gridò «Vada tuo figlio!» o anche «Io, sacerdote dell'Augusto Vero!» o dalla ricca borghesia ebraica, gente di banca, di università e commerci, orientata allora a modelli anglosassoni e poi sempre più decisamente americani, conservatrice della tradizione, promotrice del focolare ebraico in Palestina, verso la quale, come ovvio, mio padre provava un sentimento contraddittorio di invidia e antipatia, o non dai fascisti, strumenti dello sviluppo industriale con le loro due ali, una di populismo sovversivo e l'altra di capitalismo di Stato, fino alla vittoria di quest'ultimo, preparazione dell'Italia di oggi. Nel ragazzo non vi fu conflitto fra la tradizione paterna e quella materna, quel che dell'ebraismo poteva toccargli l'immaginazione non era nei riti incomprensibili della sinagoga, dove qualche volta suo padre lo accompagnò. Intende che disamore e mancanza di curiosità gli venivano dalla certezza che suo padre non credeva a quei gesti di pietà e rituali, mentre nei parenti del padre o nei conoscenti cui veniva presentato e col taled sulle spalle gli apparivano come travestiti per una cerimonia segreta, più che la fede avvertiva un rimprovero per una diversità che ancora non decifrava. Una volta, ospite per un giorno di Pasqua nella casa degli zii osservanti, lo scandalo e lo stupore per aver voluto mangiare pane quando tutti gli altri si cibavano degli azimi. Quella diversità lo avrebbe inteso più tardi. Era politica di suo padre. Il ragazzo aveva 8, 10, 12 anni. Fra il 1925 e il 1929, gli anni che consolidavano il fascismo. Suo padre, nel 1925, lo avevano cercato per ammazzarlo. E da allora era diventato la pecora grigia della famiglia. A 10 anni, a 11 anni, era stato invece lo scontro esaltante, liberatore con la scrittura. I salmi, Giobbe e Isaia, letti e riletti con terrore e rapimento. Ma nulla che da quelle pagine lo riportasse alla fede dei padri. Il senso così frequente negli adolescenti di una diversità e di una elezione segreta non si univa o ben poco a quella sua condizione di esentato dalle lezioni di religione. Ma nemmeno quel poco di tradizione cristiana che filtrava nella famiglia gli sarebbe servito a muovere fuori dai termini della sua situazione. Il cattolicesimo era qualcosa che si confondeva con lo Stato, con i fascisti e i professori della scuola. Thank you.
Avrò avuto 14 o 15 anni, con alcuni giovani ebrei di età maggiore della mia. Qualcuno di loro, penso, aveva introdotto in casa il bussolotto di metallo, il salvadanaio con la stella di Davide per contribuire all'acquisto delle terre in Eretz Israel, e mi vedo ancora combattere per sfilarne, con l'aiuto di un coltello da tavola, le monetine che io stesso avevo generosamente affidate a quel pio recipiente. Ero andato due o tre volte a certe riunioni sioniste in piazza Donatello a Firenze, uno stanzone scuro. Mi par di rammentare di avervi ascoltato una conferenza su Teodoro Herzl, il padre del movimento sionista. Una sera c'era un gruppo di giovani dell'Europa centrale diretti in Israele. Si erano messi a cantare e a ballare in tondo non so che danza tradizionale. Ne avevo provato un senso di vergogna, come d'un'esibizione dell'ossequio non necessario ad uno spirito di setta. Mentre la sala risonava dei battimani ritmici e dei salti di quei giovanotti e ragazze, me ne fuggii insieme ai miei conoscenti e camminai nel buio dei viali ascoltandoli concitati contro il nazionalismo sionista, disgustati, irati. L'antipatia dell'assimilato verso la tradizione, la fiducia illuministica in una libertà decorata dei vecchi colori di Francia. Hitler stava prendendo il potere, che ne potevo sapere? Una lunga via avrei dovuto compiere per intendere il senso di quei balli popolari. Fino a Milano, nei cortili dell'estate 1945, e a Pechino, sulla piazza del Tiananmen, nell'autunno del 1955. Bernard Levin, giornalista del Daily Mail. Non tollero di essere chiamato antisemita solo perché su certi punti non sono d'accordo con Israele. E non permetto che mi si accomuni ai razzisti solo perché rifiuto a Israele una solidarietà di razza a cui non credo. Ma in materia di scelte e di giudizi politici, per chi elegga a discrimine il conflitto di classe su scala mondiale, è ridicolo parlare di non tollero e di non permetto. Chi sa che il conflitto di classe è l'ultimo dei conflitti visibili perché è il primo per importanza? È fuori di ogni diritto naturale, è una delle cose ignobili del mondo, delle cose sprezzate, delle cose che non sono, e deve in un certo senso tollerare e permettere le false accuse. Credo sapere, come ci ha insegnato Sartre in un libro ancora valido, che il tasso di antisemitismo presente in chi sia o sia stato considerato ebreo non è che l'avversione autodistruttrice, l'oggettivazione morbosa della cattiva coscienza e del senso di colpa, inevitabile non già nel borghese moderno ma in quella borghesia storica, che come Marx giovane sapeva crea l'ebreo, ne fa il proprio doppio, anzi il proprio tipo perfetto. Per quanto è del razzismo, non so forse di partecipare ad una varietà di razzismi, di negare di fatto il riconoscimento di una piena identità umana a date categorie di esseri umani o di privilegiarne altri, sul fondamento di determinazioni biologiche, le donne ad esempio, o culturali, i cosiddetti lettori colti, o storiche, i borghesi, i tedeschi, dalle quali però mi ritengo, cioè mi fingo, esente e libero. Ma basta, non bisogna essere troppo generosi con certi avversari. Contro chi ha senza disgusto tollerato di ascoltare o di leggere dette e scritte per gli arabi, buona parte delle argomentazioni che 30 anni prima la stampa hitleriana formulava contro lo Jude, e le ha rese, se possibile, ancora più ripugnanti con uno smalto pedagogico democratico. Perché per il nazista l'ebreo era irrecuperabile, mentre l'arabo, straccione, gesticolante, analfabeta, incapace di usare un'arma moderna, eccetera, può
progredire se istruito al rispetto dei valori occidentali. Contro coloro non si sarà mai abbastanza antisemiti e razzisti, se questi aggettivi sono sinonimi di nemico. Se qualificare con uno stesso aggettivo l'ostilità dei contadini rumeni al ceto dei mercanti, che in quel paese è stato composto in origine soltanto da ebrei e quella del piccolo francese antidreyfusardo e petenista è soltanto un errore, chiamare antisemita la disapprovazione della politica israeliana è pura soperchieria. L'antisemitismo di cui parlo è uno sforzo passionale per realizzare una unione nazionale contro la divisione della società in classi. È una rappresentazione mitica e borghese della lotta di classe. E Sartre aggiunge, con una chiara intuizione dell'oggi, dimostra la separazione degli uomini e il loro isolamento in seno alla comunità. Il conflitto di interessi, lo smembramento delle passioni, può esistere solo nelle collettività in cui una solidarietà abbastanza molle unisce delle pluralità fortemente strutturate. È un fenomeno del pluralismo sociale. Più guardo il corso dell'ultimo quarto di secolo e più mi confermo nell'idea che l'antisemitismo storico è entrato in una fase di deperimento, anzi di agonia, proprio perché la sua struttura si riproduce e si ripete prodigiosamente in seno alla nuova società. L'antisemitismo moderno dei russi, che non ha avuto l'interruzione democratico-borghese dell'Ottocento occidentale e che anzi ha inferocito lungo tutto il XIX secolo, o è stato sopravvivenza del passato, di un passato continuato fin oltre la guerra civile, per la frequente identificazione contadina di ebreo e di bolscevico, poi rinfocolato fino alla persecuzione e sfruttato dallo sciovinismo e dal nazionalismo del periodo staliniano, oppure è stato e probabilmente continua ad essere una neoformazione, ma somigliante alle già stagionate forme occidentali, cresciuta su elementi tradizionali e diramata per entro gli aspetti piccolo borghesi dei ceti burocratici, proprietari mitici della patria sovietica e del primato grande russo in essa, lungo tutta la cosiddetta costruzione del socialismo in un paese solo. Le forme più recenti di odio per la differenza sono invece nate in USA. L'antisemitismo borghese vi si è sviluppato in genere e ce n'è sterminata documentazione sociologica e letteraria entro un sistema che sempre è stato di minoranze e di ghetti. Si guardi alla sostanza, la moltiplicazione dei corpi intermedi, tanto esaltata dagli ideologi cattolici come garanzia contro il totalitarismo, quando si attua sotto la pressione del totalitarismo oggettivo del sistema industriale, crea in sostituzione della lotta delle classi la lotta retrograda, perché fittizia, di ogni sottogruppo contro ogni altro, l'odio di tutti contro tutti. Questa xenofobia si accompagna naturalmente ad una diminuzione delle forme di razzismo antiquato e tradizionale. L'ideologia democratico-egalitaria diventa il brodo entro cui si coltivano mille dinieghi di umanità al prossimo. Le ideologie razziste o antisemite di tipo nazista scompaiono perché non servono che a nazionalismi superati, e lo spirito dell'irrazionalismo anti qualcuno è la risposta al totale spossessamento degli individui. È la forma odierna di quell'irrazionalismo e nazionalismo che arsero con l'Europa hitleriana, quanto più la piccola borghesia tradizionale si è venuta identificando con gli addetti al terziario e ha incluso larga parte della classe operaia. L'uomo ad una dimensione ha dovuto crearsi di necessità
passioni, nazioni, devozioni, lealtà fittizie. L'antisemitismo sparisce moltiplicandosi. La frase «si è sempre l'ebreo di qualcuno» diventa vera alla lettera. Non avrei capito nulla non fossi vissuto in mezzo ai fuggitivi d'Europa negli inverni hitleriani, a zappare o pelar patate o lavar piatti, fra linguaggi di ebrei vecchi e giovani di Galizia e Ungheria, di Polonia e Dobrugia, di Olanda e Slovacchia. Li ho ascoltati in quei due inverni svizzeri dai canti rituali che salivano dalle cantine d'un edificio trasformato in sinagoga e il tabernacolo fatto d'assi inchiodate. Ed erano i giorni di Kippur, ottobre 1943, alle urla impazzite, quando il 21 di luglio del 1944 arrivò la falsa notizia della morte di Hitler nell'attentato di Stauffenberg. Ho cantato insieme a loro il giorno della liberazione di Parigi. Ho scorso con loro in silenzio gli elenchi troppo brevi degli scampati di Theresienstadt. I morti sono tanti, non li posso rammentare ora, ma almeno il nome di Gianni Pavia, che dalla Svizzera volle tornare per battersi contro i tedeschi e finì subito ammazzato, e almeno una notte d'estate del 1946, quando davo aiuto a far fuggire dalle nostre coste centinaia di superstiti d'Europa centrale, a imbarcarli di nascosto su una di quelle navi cadenti che riuscivano a procurarsi e che mai avrebbero retto a una burrasca nel tentativo di forzare il blocco inglese e sbarcare in Israele. Quando nel 1939 la legislazione fascista aveva cominciato in una gran confusione ad esprimersi, mio padre aveva tentato di farsi discriminare, come allora si diceva. Era andato volontario nella prima guerra mondiale. Sì, e allora sapesse che la legge fascista prevedeva quella qualità e concedeva di continuare a praticare la professione di avvocato. Aveva finto di non rammentare quante volte aveva preso la parola nei processi politici del periodo 1922-25, le bastonate subite, il suo arresto per supposta collaborazione al giornaletto d'opposizione di Gaetano Salvemini, il non mollare. Davanti ai vincitori s'era tirato in disparte, non aveva chiesto la tessera, aveva sperato lo dimenticassero. Per anni il suo studio legale era annunciato su di una lastra di marmo verde nella stessa via della Casa del Fascio, la federazione fiorentina del partito. Gli bastava attraversare la strada per andare a farsi radere dal medesimo parrucchiere che spuntava i capelli o il pizzo ai gerarchi. Aveva iscritto suo figlio agli avanguardisti fin dal liceo, e come era parso contento quando riconoscevano dunque che era tanto intelligente, lo avevano mandato il suo figliolo ai littoriali della cultura e dell'arte, come si chiamavano certi annui concorsi e dibattiti che le autorità fasciste promuovevano fra gli universitari di tutto il paese. Tutto emozionato era andato a salutarlo alla stazione come partisse per chissà quale guerra. Lui portava gli stivaloni avuti in prestito da un amico, la camicia nera, il berretto dei goliardi. O non si erano visti alle adunate degli avanguardisti
anche i due figli dell'avvocato consolo, che con la madre abitavano in un appartamento d'affitto al piano inferiore al nostro. Eppure quei due ragazzi non potevano aver dimenticato la notte del 3 ottobre 1925, quando le camicie nere avevano invaso la casa e in loro presenza avevano ammazzato loro padre a colpi di rivoltella, quell'avvocato consolo che di mio padre era stato, come dicono, collega di studio. E rammento bambino d'averlo veduto una volta, che ero andato con mia madre all'ufficio di mio padre, ma non li frequentavo, quei ragazzi, né i miei la loro casa, per prudenza, come si intende. Tutto questo non era servito a nulla. Il passato non era poi troppo lontano. Dal 1925 erano trascorsi solo 13 anni e inutilmente nei mesi dell'inverno 1938-39 mio padre compilò memoriali per Sua Eccellenza Bocchini, capo della polizia, dove esaltava i propri sentimenti di ossequio al regime. Nulla da fare, era sempre stato un bigio, come si diceva a Firenze, ossia un antifascista, e per di più era ebreo. A Roma era schedato alla direzione demografia e razza come ebreo pericoloso, che gli valse l'arresto appena il duce ebbe dichiarato la guerra nel giugno del 1940. Bisognava allora salvare il figliuolo. L'orizzonte era chiuso, ma sarebbe stata una tempesta passeggera. Qualche astuzia doveva bastare. Figlio di padre ebreo e di madre ariana, sarei stato ariano. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori dell'ebraica, alla data del 1 ottobre 1938 sedicesimo, diceva la legge. Avessi avuto l'opportunismo tranquillo, il cinismo salubre che sarebbe stato necessario per rispondere a quei provvedimenti così cinici e stolti a rileggerli oggi nei libri degli storici. Avessi almeno conosciuto la storia delle conversioni forzate o d'opportunità dei secoli passati. Ma no, tutti i termini della mia cultura esaltavano la serietà dello spirito, la moralità. Per autodifesa drammatizzavo le scelte e da anni ormai i miei rapporti con i protestanti di Firenze e fra quelli con la denominazione dei Valdesi erano, senza che me ne rendessi conto, la via per la quale tentavo un'uscita dal mondo piccolo borghese della mia provincia per guardare verso la grande borghesia europea, più del passato che del presente e di cui leggevo i padri, Calvino e Cromwell. Credevo in Dio e nella divinità di Gesù Cristo, nell'età in cui i miei coetanei perdevano, semmai l'avevano avuta, la fede cattolica. Ci credevo nelle forme esasperate della teologia della crisi. I miei autori erano Kierkegaard e Karl Barth.
Ricordo con quanta serietà penosa ho ricevuto nel maggio del 1939 il battesimo, che retrodatato di 10 o 12 mesi avrebbe dovuto scamparmi. Con che vergogna anche, non di apostasia ma di ipocrisia. In quei mesi affannarsi a chiedere udienza alle autorità dei gruppi universitari fascisti, a fare anticamere interminabili col batticuore e l'inutile dignità, a sollecitare interventi di notabili o dichiarazioni di amici che attestassero la mia lealtà al regime, ma non c'era verso, quelli del fascio non erano così cretini, nessuno mi rinnovava più una tessera. Per 2 anni, fino a quando, liberatoria, non venne la chiamata alle armi, il voto intorno, mostrarmi amicizia, farsi vedere con me per le vie di Firenze, venire a cercarmi, poteva screditare, indicare. Sporco ebreo antifascista. Queste parole accompagnate da un pugno e dal sapore del sangue sui denti. E il pugno era quello di un senior della milizia, fratello d'un mio conoscente che avrei traviato col mio giudaismo. E miei denti, in una via del centro di Firenze, tra la folla, primi di novembre del 1939, l'Italia non ancora belligerante. Queste parole avrebbero dovuto fissarmi, identificarmi. 7 mesi dopo, dichiarata la guerra, al carcere delle Murate mio padre. In una bella mattina di giugno lo sciocco orgoglio di sedere per la cerimonia della laurea davanti ai professori della facoltà di lettere, in giacca scura, camicia bianca e cravatta. Ora intendo che quegli anni avrebbero dovuto legarmi ad una delle unità dei nuclei fra cui vivevo e anzitutto, perché dei più colpiti, a quello degli ebrei, almeno al viso di mio padre che viveva solo per udire i timpani di Radio Londra affiocchiti dai microfoni nella cuffia clandestina. E invece mi ritraevo da tutto. Non orgoglio. Desolazione, calcolo chiuso, abbandono. Mi ritraevo dai visi, dagli occhi degli ebrei. Quelli miti e silenziosi di Attilio Momigliano cacciato dalla cattedra di letteratura italiana. O quelli di Cesarino Cammeo che li reggevi male, dilatati e interrogativi. E lui si ammazzò nei mesi delle vittorie tedesche. Di quanto in quel tempo, dall'autunno del 1939 al luglio 1941, si consumava nell'Europa centrale, non sapevo nulla. Era primavera avanzata, caldo. Sdraiato nel letto dei miei genitori, sfinito dalla febbre, vedevo sotto il lenzuolo la forma del ventre gonfio. Non soffrivo più d'un dolore continuo, ma solo di fitte intermittenti profonde. Il medico uscì dalla stanza per parlare con i miei. Sentii quel che diceva e quando tornarono sorridendo per farmi coraggio, anch'io sorrisi mentendo. Avrei dovuto essere operato entro un'ora, le probabilità di salvarmi pochissime. Allora chiesi che chiamassero il pastore Vinai. Era un pomeriggio di silenzio e sole. Arrivò, sentì che faceva scattare il lucchetto alla bicicletta lasciata sotto casa, mi parlò, chiese una tazza con un po' d'acqua e mi battezzò. Poco dopo sentì rumore alla porta e per portarmi via con la barella entrarono quelli della misericordia, accaldati sotto la gabbana nera. Leggo in un documento di un gruppo di teologi cristiani una presa di posizione molto energica contro l'inammissibile pretesa di identificare gli ebrei con lo Stato di Israele, accusato di razzismo,
e contro la coscienza di corta memoria dei cristiani d'Europa ed America, che aiutando la nascita e lo sviluppo dello Stato di Israele credono lavarsi dalle colpe della persecuzione e da quelle dell'indifferenza. E la proposta politica del documento è quella di uno Stato pluralista che riassorba i profughi, dia a tutte le minoranze uguali diritti civili e poteri economici. Le prese di posizione e le proposte politiche mi interessano relativamente. L'interpretazione religiosa sostiene invece che la creazione di uno Stato esclusivamente ebraico è altrettanto contraria alle scritture, ossia ai disegni divini, quanto uno Stato esclusivamente cristiano. Rappresenterebbe una regressione alla mentalità medievale che identifica lo Stato e la Chiesa. Il documento a questo punto non manca di rilevare che puntare ad un destino umano solo temporale è proprio anche del messianismo marxista. Mi pare che per affermare la vocazione universalista del popolo ebraico non sia necessario ricorrere all'autorità delle scritture. Gli ebrei sono stati la figura di quell'universalismo, i testimoni di Dio fra le nazioni. E se allora essere ebrei significa una certa sintesi di comportamenti, di moti e di situazione, un certo destino in una certa misura subito e scelto, allora più comunità umane lo possono essere. La qualità di ebreo si acquista e si perde, si concentra e si dissolve. Per quanto è del messianismo marxista, so bene che la sua identificazione e superamento dello Stato e della Chiesa, cioè del partito, è la sua più tragica debolezza, e che il marxismo deve tacere di ciò di cui non può parlare, e che esso si degrada quando ostenta su questo punto una sicurezza che non può avere, quando tutta la sua forza e la sua verità più profonda sta nel mostrare come un pugno o un moncherino la propria parzialità. Rimangono le questioni politiche e militari dello Stato di Israele e dei paesi arabi. Quello Stato è nato con la forza e la guerra. La forza e la guerra possono mantenerlo o distruggerlo. Sono persuaso che il mondo intero abbia da aspettarsi molto grandi vantaggi dalla esistenza e dallo sviluppo dello Stato di Israele. Il maggiore è, probabilmente, tanti lo hanno detto, quello di una sua possibile funzione di mediazione rivoluzionaria fra il cosiddetto Occidente di eredità cristiano-liberale e socialista e il Terzo Mondo. Funzione fino ad oggi mancata. Mediazione rivoluzionaria, ossia espressa in una lotta per la fine degli stati nazionali, del profitto privato, dello sfruttamento, in particolare di quello neocolonialista. Non vedo altri diritti alla sopravvivenza nazionale, o almeno non diversi da quelli di qualsiasi altro gruppo nazionale o etnico. Aggiungi che per molti paesi, come il Belgio, l'Italia, la Grecia, la Spagna e così via, l'indipendenza nazionale è poco più di una finzione giuridica. So bene che stiamo vivendo una ripresa di nazionalismi, favorita dalle lotte dei paesi ex coloniali o sottoevoluti, che per mezzo secolo ha fatto confluire lotta per la nazionalità e lotta per il socialismo. So che questi nuovi nazionalismi rischiano anche di associarsi ad un elemento razzista, gli asiatici, i negri, e che nulla sembra oggi più assurdo dell'internazionalismo proletario della tradizione marxista. Anzi, a predicare l'internazionale della civiltà occidentale o cristiana o socialdemocratica o sincretistica, ne fanno parte infatti oltre ai generali israeliani, quelli indiani e indonesiani, sono proprio gli apologeti degli Stati Uniti d'America come superpotenza, che da noi assumono in genere il travestimento dell'internazionalismo ONU. Ma l'unica possibilità di una vittoria iniziale del comunismo su scala mondiale rimane ancora oggi subordinata alla capacità di coordinare internazionalmente coloro che sono uniti dall'antagonismo sociale al generale meccanismo di sfruttamento. Altrimenti perché distinguere fra un generale israeliano ed uno nordvietnamita? La complessità del reale, la sua lettura a infiniti livelli, non libera nessuno da una semplificazione oggettiva, da
dalla iscrizione di ogni vita in un ordine di comportamenti che sono comportamenti di classe, e d'altra parte la semplificazione soggettiva ed espressa in termini ideologici, di cui io, come tutti, faccio uso, interpretazione e coscienza votata allo scacco, non pretende quasi mai di essere strumento di rilevazione scientifica, ma provocazione reagente che induce altrui a rilevare la propria identità di classe. Fin tanto che la guerra di giugno non era combattuta e vinta, ai lontani poteva rimanere incerto il grado di impegno classista, di fedeltà al servizio imperialistico delle dirigenze politiche israeliane. Dico a chi avesse dimenticato la guerra del 1956 e poi la violenza delle rappresaglie, che in media hanno ucciso per ogni israeliano 4 arabi. Evocare i macelli nazisti equivale a chiederne una chiave, una interpretazione. Quel senso era di aver riassunto nella posizione di vittime e in una incredibile concentrazione di tempo e ferocia tutte le forme di dominio e di violenza dell'uomo sull'uomo, proprie dell'età moderna, di aver riprodotto ad uso di una sola generazione umana quel che diluito nel tempo, nello spazio, nella abitudine e nella insensibilità, le classi subalterne europee e le popolazioni colonizzate avevano subito come diniego di esistenza e di storia, come alienazione, reificazione, annichilimento. Ma ricavare questo senso è una lezione di lotta contro le condizioni estreme a noi note che rendono possibile la distruzione dell'uomo, di cui la strage ebraica è solo un esempio, è stato di pochi. Molti portavoce della cosiddetta cultura d'Occidente cercavano interpretazioni extrastoriche e metapolitiche e rapidamente giungevano a situare le stragi naziste nell'ordine del sacro, a considerarle opera del male in sé, in sostanza ad accettare, rovesciandone i contenuti, uno dei miti centrali della mistica nazista, la purezza e purificazione attraverso l'Olocausto. È stata questa, nell'ordine internazionale, una operazione analoga a quella compiuta per interpretare il fascismo. Nell'un caso come nell'altro, la posizione sovietica e comunista, nella misura in cui tendeva alla coesistenza, ossia al democratismo ONU, tendeva anche a perpetuare, d'accordo con i portavoce ideologici occidentali, la versione patetico-propagandistica dell'orrore e della bestialità. Naturalmente l'interpretazione classista è stata portata innanzi e in forme ormai canoniche. Tuttavia il limite moralistico, con il suo ottimismo di fondo, ha continuato fino ad ieri a favorire una fissazione del nazismo in forme mitologiche, di cui hanno beneficiato in sostanza le forme atipiche di esso, ossia quelle altrettanto feroci dell'imperialismo moderno. Per dissolvere quella fissazione e far ritrovare alla strage nazista il suo carattere di sanguinosa normalità, è stato necessario che entrassero nella lotta i paesi nei quali il colonialismo europeo aveva installati ben più vasti lager di quelli nazisti e ben più numerosi milioni di vite umane aveva distrutto di quante ne avessero dissolte le SS. E finalmente bisogna dire che nell'azione di coloro che con maggiore coerenza ed eroismo hanno combattuto il nazismo e di cui leggiamo i pensieri o le lettere ultime, e anche, anzi più forse, in coloro che non furono in nessun modo eccezionali e non hanno lasciato nessuna traccia, in coloro che sono stati soltanto vittime, ho sempre sentito che c'era qualcosa che andava al di là della lotta contro il nazismo, qualcosa che non fosse che per un attimo il Supremo concorreva, lo sapessero o no, al sogno di una cosa che gli uomini hanno da tanto tempo, all'enorme sogno degli uomini. Gli uomini, gruppi, popoli non sono uguali, ma non sono diversi solo perché il loro passato è diverso e perché diversamente li determina. Non sono, non debbono, non possono essere uguali, anzi debbono essere, sono costretti ad essere diversi
perché qui e ora agiscono diversamente, perché diversamente si collocano nel complesso delle forze storiche e nella simultaneità del mondo. Il loro passato li ha collocati dove sono, ma è il futuro a farli muovere, e sono diversi rispetto a te, perché coinvolgono con il loro agire nel presente la tua diversità e il tuo agire. La mia vicinanza a te, la tua lontananza da me si misurano da quel che noi due facciamo, dal come e dove lo facciamo nel contesto di un confronto, di una lotta immediata e universale. Non c'è nulla che nel ricordo di mio padre io cerchi di identificare come sgradevole, spiacevole, imbarazzante. L'ansietà, la vivacità e mutevolezza, l'improvvisazione, l'assenza di pause interiori e quindi la disperazione biologica. Che non mi sia sgradita, che non mi spiaccia e non mi imbarazzi in me stesso, e che uno specchio non illumini passando o una istantanea non fissi. Penso che abbia dovuto subire molto giovane, sui 20 anni, come un arresto, uno scacco violento, quando il dissesto e il suicidio di un parente facoltoso gli ebbero tolto di poter continuare l'attività iniziata di giornalista. Poi, a metà della sua vita, nel 1925, con le paure, le bastonate, il processo fascista, la certezza che la sua debolezza economica e la modestia della sua cultura non gli avrebbero consentito il più decoroso antifascismo dei professori vicini a Salvemini, credo abbia avuto un altro arresto delle sue capacità, spezzandosi la modesta speranza di successi professionali e di qualche benessere. Di allegrie infantili, con una gioia ingenua quando poteva essere con gente importante, con prominenti, nel festino, nel buon albergo, nello spettacolo, come chi ha solo dietro di sé parere e non essere, consunte ristrettezze. Dopo la parentesi del primo dopoguerra, quando riceveva amici politici, nella pensione che gli faceva da casa e dove viveva con mia madre e con me, erano venuti tanti e tanti anni di meschini appartamenti ammobiliati, piccole villeggiature, intimazioni del padrone di casa, visite periodiche dei funzionari dei pignoramenti, a valutare i mobili della sala da pranzo e della camera da letto, cambiali, e la persuasione d'una bonaria astuzia professionale, la maschera dell'avvocato d'una volta. Trasferita su di me l'ambizione di ascesa sociale, trasmessa a lui dalla famiglia insieme ai valori dell'ebreo povero, che ha potuto uscire dal negozio di pannine ed entrare nelle professioni, i valori che in tutta Europa i nipoti e i figli degli usciti di ghetto difendevano: l'intelligenza come acutezza logica, il progresso come razionalità, l'eguaglianza. Deve essere stato mio padre a farmi sostare davanti a quel monumento sul Lungarno. E più tardi notai nella pietra dello zoccolo l'orma lasciata da un triangolo massonico di bronzo che i fascisti vi avevano strappato. Una volta mi pare di ricordare, preparandosi un processo contro un gruppo di fascisti che avevano contribuito alla deportazione di 341 ebrei fiorentini, di cui solo 7 tornati dai campi tedeschi, mi disse che alla richiesta presentata dalla difesa di cui faceva parte perché i parenti superstiti venissero a testimoniare, molti, troppi, non avevano risposto. C'è una povera donna, un'operaia, non ebrea, che aveva convissuto con M, ammazzato in Germania. Questa, che nulla aveva tuttavia da sperare dal processo, si è presentata spontaneamente a testimoniare per ricordo di quel morto e per affetto. Ma quanti dei nostri ebrei di qui che hanno avuto padri e fratelli deportati non si vogliono far vivi?
sarà l'antica abitudine superstiziosa di non nominare la persecuzione per non ridestarla. Ma c'è che con i capi e autorità fasciste, con la borghesia fascista, quella gente prima del 1938 era in rapporti ottimi. E fossero stati o no fascisti di opinioni e tessere, con quelli andavano d'accordo, frequentando gli stessi ambienti, giocando ai medesimi tavoli da gioco, partecipando di eguali gusti e della medesima vita, perché della stessa classe. Ora alcuni sono tornati a frequentarsi e tanti altri, e non sono passati nemmeno 10 anni, cercano di dimenticare, perché ricordar troppo può avere una sfumatura politica sgradita a chi oggi comanda. Fin qui e non oltre arrivò, credo, la sua coscienza. L'arringa ad uno di quei processi l'aveva chiusa con la preghiera rituale: ascolta Israele, l'Eterno è il nostro Iddio, l'Eterno è unico. Ma non ebbe altro gesto di culto o di fede. Forse aveva nell'intimo un amuleto d'infanzia. Non volle mai veramente sapere nulla, c'era una sua maniera convulsa di fuggire, atterrita e infantile davanti all'ombra dello Sheol, rammentando come l'ansia gli strangolava e storceva la voce, chiamando se in una folla aveva perduto me il ragazzo di vista, o anche se doveva darmi voce già adulto per via. Un'ansia di smarrimento e angoscia, una voce di cui arrossivo davanti alla gente nel tentativo, io, d'un degno autocontrollo, d'una calma signorile che non avrei saputo avere mai, mi pare intendere che in quell'invocare un nome per spavento, per aiuto e quasi per demenza, si legasse in lui e in me qualcosa a lunghi fili secolari di cellule nervose, consunte per generazioni di umiliazione e paura. E quello è ancora in me, grido di ferito. Doveva accadere che, nonostante tutto, fra le goffaggini e le insipienze, anche tecniche, anche meramente giornalistiche, dell'Unità, fosse su quel giornale che, nonostante la difesa permanente della politica coesistenziale di Nasser e dei suoi generali, di Paolo VI e delle sue encicliche, si leggessero dopo i primi giorni alcune parole più vere, più giuste, anche perché più disperate, di quelle di tutta l'altra stampa italiana.
Se la parola rivoluzione non fosse quasi ridicola per l'abuso, bisognerebbe dire che oggi l'azione rivoluzionaria ha da essere anche più riformista del riformista apparentemente miope, dedita a piccole opere certe, a fabbricare diamanti o selci artificiali e micidiali, a sabotare minutamente, a distruggere con pazienza, ma fino a terra. A tirarsi qualche latrato, qualche morso è cosa davvero di nessun momento. Senza merito né demerito, bisogna voler ben altro e anzitutto credere, come Lenin diceva, che ad ogni situazione esiste una via d'uscita e la possibilità di trovarla, e cioè che la verità esiste assoluta nella sua relatività.